Esplodi voti a Roma per Nicola Zingaretti. Il neo segretario del Partito Democratico ha sfiorato l'80% dei consensi nella capitale con poco più di 83.000 voti validi. Un successo ancora più netto rispetto al dato nazionale, dove ha ottenuto circa il 70%. Un plebiscito con risultati simili in quasi tutti i municipi. Il picco nel quarto, con l'80,2% dei voti. Nel complesso è stato di circa 190.000 persone l'affluenza a Roma e nel Lazio per le primarie del Partito Democratico, in crescita rispetto alla scorsa tornata. Protesta questa mattina a Roma di tre operai dell'ippodromo di Capannelle che sono saliti sulle torri di illuminazione dell'impianto per urlare la loro rabbia per il braccio di ferro tra il Comune di Roma e la società Hippo Group, che potrebbe portare al licenziamento di centinaia di persone. Al momento lo scontro ha prodotto due effetti concreti: lo stop alle corse, ormai ferme dal 1 gennaio, e le proteste all'interno dell'ippodromo. «Siamo stufi di essere presi in giro, il sindaco Raggi venga qui», hanno gridato gli operai. Si concluderanno a breve gli interventi di demolizione e rimozione delle macerie da parte dell'esercito italiano nei comuni di Amatrice, Accumoli e Città Reale. Fino a oggi sono state rimosse circa 800.000 tonnellate nell'area del cratere. Sono stati stanziati altri 70 milioni di euro che permetteranno di ultimare il piano rimozioni macerie regionale, indispensabile per l'avvio della fase di ricostruzione. In programma anche la dismissione degli edifici vincolati dal Ministero dei Beni Culturali. Dal 14 al 17 marzo, all'Auditorium Parco della Musica, torna Libri Come, la festa del libro e della lettura che porta a Roma i grandi scrittori italiani e stranieri. Il tema scelto per la 10ª edizione è la libertà. Tra gli ospiti più attesi, Javier Cercas, Manuel Vilas, Peter Cameron, Rachel Kusk, Nicolò Ammaniti e Gianrico Carofiglio. Due le novità di quest'anno, la collaborazione con Book Pride Milano e l'annuncio, domenica 17, dei 12 finalisti del Premio Strega.